Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabice Mare, Monte Grimano Terme, Pesaro, Sasso Corvaro, Urbino e Monte Labate. Sindaco, anche Pesaro nello stato di emergenza è una questione che lei ha seguito con molta attenzione in questi giorni. Sì, bene lo stato d'emergenza perché abbiamo avuto tanti danni, abbiamo quantificato in 11 milioni di euro, quindi bene lo stato d'emergenza, però mancano tanti comuni, hanno fatto dei sopralluoghi solo in alcuni comuni della provincia, ci sono tanti altri comuni che hanno avuto dei danni dove non sono andati a fare i sopralluoghi, quindi bisogna assolutamente allargare, bisogna che la regione mandi la protezione civile a fare i sopralluoghi dove ancora non sono andati, perché ci sono tanti comuni della provincia che come noi hanno subito danni, che hanno il diritto e la necessità di avere lo stato d'emergenza, che è la precondizione poi per avere degli aiuti. Serve una programmazione più rigida sul tema idrico? Io credo che sarà un prima e un dopo questa alluvione dell'Emilia Romagna, diciamo, chiamiamola così, come epicentro, perché i fenomeni meteorologici sono sempre più intensi, sempre più radicali, sempre più frequenti. Abbiamo siccità che durano per mesi e mesi e poi fenomeni che fanno cadere l'acqua in poche ore, in pochi giorni, che dovrebbe cadere in un anno. Quindi credo che dovremmo in generale nel nostro paese rivedere alcuni criteri idraulici sugli argini del fiume, sulla pulizia degli invasi, perché è chiaro che dobbiamo prepararci ad un clima che ormai è diventato tropicale. In questi giorni è stato importante il dialogo con Giorgia Meloni? Sì, è importante perché quando ci sono le emergenze non ci devono essere divisioni politiche, siamo tutti italiani, dobbiamo agire nel miglior modo possibile. Solo Pesaro ha avuto 11 milioni di euro di danni, la provincia 25 milioni, insomma facciamo il conto di tutti i comuni della provincia, parliamo di centinaia di milioni di euro, quindi abbiamo bisogno nei prossime settimane di un stanziamento vero che ci consenta di recuperare i danni subiti. Serve un tavolo tecnico serio con la regione per la pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua? Sì, decisamente, abbiamo avuto la disponibilità sia dell'assessore Aguzzi, che è venuto a far visita alle zone che hanno subito danni, sia del presidente Acquaroli, e la consapevolezza da parte di tutti è che tutti insieme dobbiamo fare squadra per far sì che questo problema, se si dovesse verificare di nuovo e visto le condizioni del tempo, può succedere in ogni mese dell'anno. A questo punto nessuno è in grado di scommettere un centesimo sulle previsioni meteo. Bisogna fare un lavoro serio, soprattutto sui fossi, che sono quelli che nella settimana scorsa, insomma, hanno causato danni maggiori, mentre il fiume Foglia ha tenuto perché il consorzio di bonifica ha fatto un eccellente lavoro rispetto agli argini e ha gestito molto bene la diga di Mercatale. I fossi invece sono andati in sofferenza, e questo l'abbiamo verificato perché ci sono stati allagamenti che si sono sviluppati in un'ora e l'acqua è rientrata nell'ora successiva, quindi chiaramente il fiume ha ricevuto, i fossi hanno fatto danni e dovremo, ripeto, metterci insieme e capire che tipo di lavoro fare.